Rubino! Ok, ci siamo. Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in Android Link e bentornati su Miitopia. Ragazzi, il gruppo, come vedete, è lo stesso dell'altra volta. Certo, non vedo perché dovrebbe cambiare. Però sono vestiti in maniera differente, hanno anche armi nuove. Perché ho giocato un pochettino, ho farmato un po' di monete. Bob Ross è diventato una bellissima farfalla. Escanor, vabbè, è rimasto più o meno uguale. E io sono un karateka con le muffole. Andiamo allora. Pronti all'avventura? Sì, anche le armi sono un po' diverse perché, vabbè, giustamente, avendo giocato un pochettino e avendo completato anche il percorso più arduo, ora riesco ad affrontare i grifoni senza problemi, ma io veramente prima andrei un attimino qui, prima di affrontare la caverna del genio. Quindi, affrontiamo nulla, affrontiamo il genio perché il passaggio è bloccato. Allora, beh, ho fatto bene ad allenarmi. Andiamo! Chissà quale insidie si nascondono al suo interno. Ah, un bel po' di livelli mi sa che ci aspettano. Vabbè, tanto io li taglio. Deve dallo sotterraneo. Oh. Si prospetta un posto ostico. Ma let's gauss. Fatevi sotto, mostri. Eh sì, infatti, mi sa che li incontriamo un bel po'. E anche di interessanti. Probabilmente non incontreremo talpe, perché le talpe sono... non sono animali che si nascondono in dedali sotterranei fatti di sabbia. Mastro Lindo, che succede? Si sente un eco incredibile qui. Già, mi fa sussultare ogni piccolo rumore, ma quindi devo mettere un effetto eco? Vabbè, se c'ho voglia lo metto. No, lo metto per forza, anche se non ho voglia. Oh, davvero? Bene, allora sarà meglio che non faccia questo! Ah! Non ti ho fatto paura? Sì, ai miei timpani. Ragazzi, abbiamo il Joker del gruppo. Perfetto. E non ero io quello spiritoso a scuola. Da che parte? Ma una vale l'altra. Se troviamo una via chiusa, beh, torniamo indietro e facciamo l'altro percorso, no? Oh, ecco qui finalmente dei mostri. Dai, fatevi sotto. Goblin rosso e goblin normale. Le magie mi sa che ho sempre... coccole feriere. Si dice PM, sì, non... zampata felina, vai! Miau. Sì, questa è un'abilità che ancora non avevo usato. 50. Ma davvero 50 fa? Che botte. Tra l'altro Mastro Lindo può incendiarmi l'arma, o in questo caso i guanti, e farmi fare più danni anche al compagno vicino. Praticamente faccio un attacco esplosivo. È stato facile, in effetti sì, non pensavo di fare tutti quanti quei danni. E ragazzi, se incontriamo i goblin io sono contentissimo. Questo qui sarebbe un farming spot eccezionale per farmare le fettine di goblin, che poi potenziano l'attacco. E al mio personaggio piacciono le fettine di goblin, il che è perfetto. Quindi vediamo un po', farming spot. Oh, di cobra! Abilità magia, facciamo zampata felina sul cobra giallo, vediamo un po' quanto gli facciamo. Ah, proprio li sciottiamo. Va bene. Sì, poi Mastro Lindo fa l'attacco pissiatella e fa danno a entrambi i mostri avversari. E stiamo ad oltre 700 facce. Sì. Ho cobra fritto come nuovo cibo. Ottimo. E finisce anche questo percorso. Vabbè, ovviamente questa parte l'ho commentata perché nuovi abitanti, perché nuovi nemici, nuove abilità e tutto quanto il resto. Perfetto. Abbiamo salvato anche altre facce, quindi abbiamo sempre più poteri per le nostre pepiere. Qui Mastro Lindo e Escanor fanno le flessioni perché devono tenersi in forma. Però io torno all'avventura e mi faccio anche l'altro percorso in questo caso. Giusto? Ovviamente i percorsi alternativi li farò off screen per non perdere tempo con la registrazione. Attenzione però, Bob Ross vuole un bidente teschio. Ma diamoglielo. Bob Ross gioca anche molto con la magia, visto che la sua magia è molto alta. Vabbè, un diavoletto. Tra le altre cose, anch'io faccio il Babbo Natale e mi sono messo una livrea rossa. In genere sapete che quando non mi piace un costume non lo metto, metto solo per le statistiche, però stavolta andiamo così, dai. Attenzione, nuovo nemico, fossile! Vai, sbuffata e distrutti. Grande. Meno male. Il computer è furbo, il nostro computer, quindi è molto molto facile che
faccia attacchi che possano sconfiggere tutti quanti i nemici in una volta sola. È un po' troppo intelligente, però. Fossile Limulo, ma è bello però. Guarda, ha paura, si proteggono tutto quanto così. Non l'abbiamo sconfitto, cosa? Doppio, è forte allora. Quindi dobbiamo arrivare lì noi, eh? Va bene, però prima ricongiungiamo anche le due strade. Poi per conto mio magari provvederò a farle e a completarle al 100%. Come ho detto già in un altro episodio, non mi aspetto che ci sia una ricompensa strana se Bob Ross ha abbandonato il gruppo. Ci vediamo alla locanda, ok, ma che cosa. E quindi, non aspettandomi nulla, lo faccio giusto per un senso di completezza. Ho ottenuto una gemma misteriosa? Non ho neanche avuto il tempo di vederla perché, dato che tengo premuto uno dei tasti per andare più veloce, mi aspettavo di dover premere A. Ma non mi ha fatto neanche premere A, è andato avanti da solo. Bah. Ah, le due strade non si congiungono, vabbè. Ok, andiamo avanti allora. Forse devo prendere altri percorsi per farle ricongiungere, ma non importa. Sono esausto, non potremmo fare una pausa? Se non la smetti di lamentarti, qualcuno ci sentirà. Magari una mucca. Cos'è stato? Hai visto cosa ti dicevo? Ma io non ho fatto nulla. Ancora? Ho capito. Non oso immaginare cosa ci aspetta più avanti. Un muccone. Non sarà troppo dura, no? Minotauro. Davvero è Minotauro? Ok. Cioè sarà un po' difficile magari con questo con martello di Thor. Abilità magia zampata felina, no? Vai. Buono. Ma quanto gli ho fatto veramente? Ah, però, non male ai danni. Stiamo tornando ai fasti di un tempo, eh. Un tempo, poco fa. Qualche episodio fa. E quante volte attacchi? 18? Su. A parte che anche i grifoni attaccavano proprio a diritto quando volevano. Ma facile è stato, eh. Mi sa che non era neanche un nemico troppo difficile. Oh, il bonus. Bob Ross che non ha preso punti prima. Medaglione, ma era un occhio di bue con, ovviamente, con la bistecca se non sbaglio, visto male forse. La locanda, ottimo. Ma ragazzi, Minotauro, facile facile. Arriviamo anche dal genio allora. Ragazzi, Escanor vuole un'armatura avventura che ce la possiamo permettere con i pochi soldi che abbiamo. Vediamo un po'. Ah, carina. Perfetto, eccoci davanti alla porta del malvagio Ganondorf! Ah, perché abbiamo trovato la gemma prima! Cosa sarà quel foro nel muro? Mi domando se quella gemma corrisponde perfettamente! Quindi ho avuto molta fortuna nel trovarla. Ho preso il percorso giusto per sbaglio. Bene, ora si può proseguire. Eccolo. Ragazzi, io mi faccio un attimo gli altri percorsi per arrivare almeno al livello 10. Così poi posso affrontare. Tanto mancano giusto 2 minuti, giusto il tempo di fare i percorsi ci sono. Ragazzi, siamo pronti per affrontare il malvagio genio Ganondorf. Ma poi malvagio, burlone, però. Oh, mi piace l'oro. Ma un genio perché dovrebbe avere desideri materiali? Può avere tutto quello che vuole. Hello? Beh, che hai da guardare tu? Restituisci subito il tesoro! Oh, che paura mi fai, piccoletto! Sappi che questo deserto è il mio parco giochi. Tutto ciò che appartiene agli abitanti della città appartiene a me! E quindi viceversa. Quindi se io volessi venire a prendere un lingotto, sparisce adesso. Ah, ok. Se non vuoi sentire ragioni. La lampada, dove l'hai presa? Tanto non hai idea di come funzioni. Vuoi recitare l'incantesimo? Recita. Ok, aspetta, però mettiamo grande. Dobbiamo dire il suo nome. Ganondorf.
Gnondorf. No, risposta sbagliata, ma l'ho detto. Ho scritto Ganondorf. Ganondorf. Ok, ora forse era parte del gioco. Come fai a conoscere l'incantesimo? Ganondorf. Aspetta, 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 fermati un attimo. Ganondorf. Restituire il tesoro fino all'ultimo gioiello. Che faccia? Perché fa quella faccia? Ti prego, non risucchiarmi nella lampada. Ganondorf. Lasciami andare, ti supplico. Ganondorf. Dai, su, lasciami andare adesso. Aspetta, 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 fermati un attimo. Ganondorf. Restituirò il tesoro fino a... Ah, quindi proprio devo per forza fermarmi. Ok, lasciamolo andare. Per qualche strana ragione il gioco ci vuole farlo lasciare andare. Quindi? Mi dispiace. Restituirò il tesoro agli abitanti della città. Har, har, har. Ganondorf è volato verso la città con il tesoro. Seguilo. Proprio incavolatissimo. Seguilo. Va bene. Il malvagio genio Ganondorf. È vero, burlone, però vabbè, è l'abitudine. Vediamo un po'. Tra l'altro mi avete scritto che potrei cambiare gli abitanti selezionando uno dei miei amici. Lo farò magari la prossima volta che si presenta l'occasione. Però questa volta non l'ho fatto proprio per un gusto personale. Proprio lo so che si può fare, però stavolta non l'ho fatto perché non volevo cambiarli. Tutto qui. Sono desolato per ciò che ho fatto. Vi restituisco il tesoro. Come brilla. Abitanti di Aridosso, ho un bel regalino per voi. Vi farò assaporare l'amaro nettare della disperazione. Ma chi era? Chi è stato? Ho paura, mamma. Ehi, ragazzo mio, ascolteresti il racconto di un povero vecchio. Quando credi di aver già visto il peggio, arriva il duca del male a rovinare le nostre vite. Qualcosa di terribile. In un attimo ho rubato tutti i volti della gente. Così, bush! A confronto il genio burlone è un dilettante. Nella mia lunga vita mi avevo visto un tale concentrato di malvagità. Mi chiedo a cosa miri quel terribile duca del male. Ha rubato perfino il viso della povera guida! Non ha il minimo rispetto per nessuno. Che tragedia, il suo sorriso era puro incanto. Il duca del mare ha preso il volo verso la piramide a nord. Ti prego, pensaci tu a dargli una bella lezione. Tra l'altro sì, ho letto male un passaggio, ma dato che è anziano si confonde le parole, quindi va bene comunque. Oh, hanno rubato i loro volti, allora non mi dispiace. Non so chi è, ma a voi vi lascerei senza volto molto volentieri. Incredibile. Non è un compito facile trovare tesori nascosti. Oh, salve. Va bene. Esploderò il tuo servizio. Ah. No, genio burlone, anche a te? No. Povero genio. No, anche il genio. Ma non è che in quel punto giallo dovrebbe uscire qualche altra forma, tipo un castello nuovo? Allora, affronto questo percorso perché voglio parlare con il mago del quiz lì. Oh, parliamo quindi con il mago e poi possiamo anche concludere l'episodio e nel prossimo affronteremo la piramide. Un momento, laggiù! Questo qui aveva una voce particolare, con una cadenza strana. Chi ha una voglia perenne di giochi e divertimento? Sono io, il tuo amichevole e filato Mr. Quiz, che continuo a chiamare mago degli enigmi perché, boh. Vediamo un po' quante ne sai. Vuoi giocare a cultura generale? Bene. Cultura generale. Ti porrò tre domande. Cominciamo. Domanda 1. Quanti arti ha un calamaro? 10. Beh, knowledge normalissima. Ben fatto. Domanda 2. Quanti tentacoli ha un polpo? 8. Giusto. Ben fatto. Domanda 3. Quale di questi mostri porta gli occhiali? Goblin mago. Beh, un mago deve leggere le formule, no?
Ottimo risultato, mi pizzica la testa. Congratulazioni, hai vinto su tutta la linea. Ecco il tuo premio, 5 banane. Ragazzi, si conclude quindi oggi questo episodio di Mitopia. Abbiamo affrontato un minotauro piuttosto semplice. Mi aspettavo un confronto con il genio burlone, invece solo no, Ganondorf, 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 fino a che il gioco non mi ha obbligato a lasciarlo andare. Comunque sì, ragazzi, come sempre vi ringrazio per aver seguito questo video. In descrizione ovviamente trovate il link per Instagram. Se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!